Eccoci finalmente, buonasera a tutti quanti. Buonasera e benvenuti in questa diretta in cui parleremo di diagnosi preimpianto, esattamente come dice il titolo della diretta. Stasera ho provato a metterlo, vediamo se riuscite a vederlo, eccetera. Ciao Erika, ben arrivati a tutti. Adesso aspettiamo la dottoressa Chiara Scivetta e poi partiamo con la nostra diretta sulla diagnosi preimpianto. Questo è un argomento super richiesto da tutti voi e speriamo di riuscire a eviscerare più argomenti e più domande possibili, perché ne avete fatte veramente un quantitativo pazzesco. Ci sono arrivate boh, centinaia a questo giro di domande, davvero. Quindi pensavo a una cosa di questo tipo. Ciao Nani, pensavo a una cosa di questo tipo. Chiediamo prima all'embriologa di parlarci un po' di diagnosi preimpianto, tipo che cos'è la diagnosi preimpianto e quant'altro, e poi partiamo con le domande. Che dite? Una cosa che può andare per voi oppure preferite passare direttamente alle domande? Fatemi sapere, lasciatemi un commento e vediamo. Vedo dei cuori già, quindi presumo che è una cosa che vi può piacere. Vediamo se arriva anche Chiara, magari nel mentre. Visto che ho sempre l'ansia di rimanere sola durante le dirette, soprattutto se è un argomento che io non conosco benissimo, e uno di questi ovviamente è proprio la diagnosi preimpianto. Va bene come dici tu? Ok, Niki. Allora procederemo in questo modo. Facciamo prima questa cosa della definizione di diagnosi preimpianto e poi andiamo nello specifico con tutte le vostre domande, che in realtà ne avete fatte tantissime anche riguardo al posto dove andare a fare la diagnosi preimpianto, quindi vediamo se l'embriologa è preparata anche su questo. Vediamo perché non è affatto detto, nel senso che beh, sicuramente saprà dirci qualcosa sul pubblico, sugli ospedali pubblici che forniscono questo servizio, ma anche probabilmente su alcuni centri privati che appunto ci danno la possibilità di fare questa cosa. Ciao Elona, buonasera. Buonasera a tutti. Oh, guarda, c'è anche una mia ex alunna. Ciao. Allora, niente. Dottoressa Scibetta, leggermente in ritardo questa sera. Se avete delle domande da porre nel mentre, questo è il momento giusto. Vorrei iniziare a giocare con tutti quei pulsantini che ci sono lì di lato, però evito che è meglio. Evito perché potrei fare danni. Sapete che ci sono le dirette dove si vede gente che tipo c'è scritto domanda e risposta? Ecco. Ciao Vale, ben arrivata. Però, insomma, meglio di no stasera. Vediamo se riusciamo a fare richiesta a chi non è arrivata, ma le mandiamo la sua richiesta per fare un po' di pressing. Vediamo se arriva. Comunque ve l'ho già detto, ve lo ripeto, se avete altre domande lasciatele pure qui sotto. Ciao Sharon. Ciao. Oh, è arrivata Mi Chiara. vedete? No, vero? Più o meno, vediamo un pezzo di te. Se abbassi un po' la telecamera, ecco, ma vedo che hai già la connessione che ti va leggermente lenta. Io cerco di aggiustare nel mentre. Quindi direi che possiamo anche cominciare a raccattare domande. Quindi mi raccomando, fatele. Ce ne sono arrivate già tantissime, come vi dicevo prima, però non sono mai abbastanza. Vediamo se Chiara riesce a connettersi. Ciao Isa. Allora, forse devo farle la richiesta di nuovo. Esatto, Chiara ha abbandonato. Molto bene, stasera ragazzi. Cominciamo benissimo, giusto per aumentare l'ansia da diretta, che io non ho in realtà. Però, eccoti Ragazzi, io Chiara, ce la facciamo? vedo tutto offuscato. Allora, noi vediamo il tuo soffitto di casa Oddio. con delle luci tipo Perché viola. la telecamera non mi aiuta. Ok, va bene, vediamo se riusciamo a risolvere questa cosa. Forse dovevamo fare una diretta di prova prima, però tutto sommato, se riesci ad inquadrarti sarebbe tipo il top. Allora, ma porca miseria, ecco, no, ragazzi, Ah, ce ecco la questo posso momento, ce la fare, possiamo fare. eccomi, Eccoti eccomi, Chiara, buonasera. ciao, ciao a tutti, ciao, mi vedete? Mi allontano un po', così non avete la mia Adesso ci faccia. vediamo. Aspetta che alzo anche un po' il volume, io ho visto che ci sono. Oh, Buonasera a eccoci, buonasera. tutti, buonasera, scusate il disagio iniziale.
Non preoccuparti, succede. Vabbè. Ascolta, Bene. Chiara, io ho detto prima alle ragazze che si sono connesse, ho cercato un attimo di dare una scaletta alla nostra diretta, ho chiesto loro se gli andava bene che prima ti facessimo fare un breve riassunto, una breve Ok. definizione sulla diagnosi preimpianto, perché ovviamente non tutte sappiamo che cos'è. E poi Bene. magari partiamo con le domande. Che dici? Perfetto, Ci sto, vai, stupendo. Così dici do tutto allora. un'infarinatura. A Allora, che è sta diagnosi preimpianto? che è? Allora, io partirei un po' dalle basi, no? Partirei proprio dal termine PGT. Quindi, Ok. cosa vuol dire PGT? PGT sta per Pre-Implantation Genetic Test, no? E questa parola già ci dà due termini che ci danno degli input per capire che cos'è questa PGT. Intanto, pre-implantation, quindi pre-impianto, ci dà l'idea di una diagnosi genetica di tipo prenatale, ma non solo prenatale, cioè lungo la timeline delle diagnosi prenatali, è la più agli albori, cioè pre-impianto addirittura dell'embrione, no? E poi c'è il termine genetic, quindi genetico, un test genetico, quindi che va a ricercare cosa? Delle anomalie genetiche. Quindi questa è un po' la PGT. La cosa che ci tengo sempre a sottolineare alle mie pazienti, piuttosto che anche quando faccio i post o rispondo alle domande, è che la PGT non aumenta le probabilità di gravidanza, ma velocizza solo il tempo di ottenimento di quella gravidanza lì. Mi spiego meglio. Nel momento in cui io vado a screenare, a biopsizzare le mie blastocisti, vado anche a ricercare quelle normali da impiantare in utero il giorno del transfer. Questo cosa vuol dire? Mi vuol dire due cose. La prima è che quella blastocisti, essendo normale, ha già di per sé cioè delle potenzialità di impianto molto più alte, no? E la seconda, cosa che si riduce quindi la possibilità, di aborto di circa addirittura il 70% rispetto Quindi a. aspetta perché hai laggato un momento, quindi sei sparita un Ah, secondo. ok, dove sono? Siamo arrivate al fatto che velocizza il processo, perché ovviamente il fatto che una blasto sia sana ci Sì. dà Esatto. già una qualche chance in più, diciamo, di avere una gravidanza. E sta dicendo che predice anche la No, stavo possibilità di dicendo che, aborto? no, che questo, no, 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 che questa mia affermazione, no, il fatto di aumentare le percentuali di impianto porta con sé anche il fatto che mi riduce le percentuali di aborto, no? Ok, Quindi, giusto. ma non è una riduzione di aborto non significativa, si parla del 70%, quindi è un numero anche Wow. abbastanza corposo, no? L'altra cosa che si porta alla diagnosi genetica preimpianto è il fatto di ridurre quelle che sono le gravidanze gemellari date da transfer di multipli embrioni, due, tre embrioni, che vanno di conseguenza a aumentare le chance di impianto perché non so se quei tre embrioni sono euploidi, aneuploidi, poi lo spiegherò magari meglio in maniera molto concisa. E quindi ne impianto uno, se il caso clinico della coppia ovviamente lo consente, e vado a ridurre la gravidanza gemellare, che comunque è sempre più rischiosa di una gravidanza unica, cioè con un unico embrione, con un unico feto. Certo. Di PGT è bene sottolineare che non c'è solo un solo tipo. Quando io dico PGT, parlo di PGTM, PGTA e PGTSR. Cosa sono brevemente senza andare in voli pindarici astrusi? Allora, la PGTM è una diagnosi genetica che va a ricercarmi quelle che sono le mutazioni in un singolo gene, quindi mutazioni monogeniche. Faccio degli esempi. Un esempio a carattere recessivo è la fibrosi cistica, un esempio a carattere dominante è la corea di Huntington, un esempio legato al cromosoma X è emofilia A o X fragile, sindrome dell'X fragile. Quindi quella è la PGTM, mi ricerca le mutazioni su un singolo gene. PGTSR cosa fa? Mi dice, boh, io non vado a ricercare le mutazioni su un gene, vado però a capire se ci sono alterazioni della struttura dei cromosomi. Quindi parlo di traslocazioni, bilanciate, robertsoniane, non importa, quello è un altro argomento. Parlo di delezioni, di inserzioni, di duplicazioni, di cromosomi d'anello, cioè tutto quello che esula da una normale struttura cromosomica.
E poi c'è la PGTA, che è un po' forse quella più famosa, è la queen delle PGT tra le persone comuni, tra i pazienti, perché va a ricercarmi alterazioni nel numero dell'assetto cromosomico. Quindi, numero in difetto, c'è un cromosoma in meno, numero in effetto, c'è un cromosoma in più. In ogni caso si parla di aneuploidia, quando c'è un'alterazione del numero dei cromosomi, o euploidia, quando l'assetto cromosomico è assolutamente normale. A cosa serve quindi la PGTA? Sindrome di Down, quindi un cromosoma 21 in più, sindrome di Turner, mi viene in mente la sindrome di Patau, Jacobs, insomma, tutte quelle alterazioni nel numero dei cromosomi. Ok, adesso scatta la domanda per Sì. forza. Adesso che ci hai spiegato a cosa serve ogni tipologia di diagnosi preimpianto, chi è che decide quale fare? Cioè, si fanno tutte e tre? No, nel senso che io raggrupperei in due gruppi le tre. Ora spiego perché. Allora, la PGTM e la PGTSR, siccome vanno a indagarmi delle mutazioni di struttura su un singolo gene, rispondono ad uno specifico quesito clinico. Quindi la coppia che io ho davanti devo sapere che è portatrice sana di quella mutazione o traslocazione, o addirittura affetta. Quindi il limite di queste tecniche è che non ci può partecipare chiunque. Se io non so che gene andare a ricercare, come faccio a farti la PGTM? Questo è il limite delle due. Nell'altro gruppo metto la PGTA, perché la PGTA in tutti noi possiamo andare a vedere se abbiamo un corretto assetto cromosomico a livello numerico, se abbiamo delle alterazioni, no? Quindi l'indicazione della PGTA è molto stringente in realtà in termini di età materna. La donna viene un po' indicata nella donna che ha più di 35 anni, viene indicata nella poliabortività, e noi intendiamo già due o maggiori di due aborti, non dovuti però ad alterazioni meccaniche, quindi per esempio difetti dell'utero. Occhio che quelle non vengono considerate. Fallimenti di impianto ripetuti. Qui distinguiamo due linee guida, la prima che dice maggiori di 3 embrioni trasferiti di buona qualità, oppure maggiori di 10 embrioni di qualità minore in multipli transfer. Poi c'è la parte maschile, quindi un fattore maschile severo, quindi una scarsa qualità dei parametri seminali, criptozoospermia, oligoasteno, teratozoospermia, insomma, Una parametri disgrazia seminali. totale, A bestia. ok. E quindi poi ci sono anche quelle persone che sono state purtroppo soggette a chemioterapia, radioterapia, ma può anche per legge essere richiesto dalla coppia che vuole sapere se il suo embrione è normale o meno. Quindi le indicazioni variano, ecco, Ok. sono Domanda stringenti. già, ho una sottodomanda della vita da Sì, fare. hai visto? Allora, visto e considerato che per fare un tipo di diagnosi preimpianto serve un'indicazione, perché appunto bisogna sapere che cosa ricercare, eccetera, eccetera. Se io decido di fare la diagnosi preimpianto sulle mie blasto, le blasto risultano appunto con la PGTA, credo. Risultano quindi o euploidi o aneuploidi. Se quindi aneuploidi sono quelle anomale. Esatto, esattamente, Ok. quelle che non hanno 46 cromosomi, hanno un Ok. alterato corredo cromosomico. Quindi se risultano euploidi e quindi top coppia dei geni, no? In quel Queen. caso escludo che ci possano essere altri problemi sottostanti che avrei scoperto solo con le altre diagnosi Certo preimpianto? che no, certo che no. No, nel Ecco. senso che qui mi addentro un attimo un po' di più, nulla di difficile, però facciamo un passettino avanti. Quando analizzo la struttura, non analizzo la mutazione del genere e, non cioè, e quindi di conseguenza o una o l'altra. Quando analizzo il numero dei cromosomi, non vado a ricercare la mutazione del gene. Quindi è per quello che molto spesso, cioè nel senso che sempre, mi permetto di dire sempre, è indicata comunque la diagnosi prenatale, che mi va a confermare l'esito della PGT. Parlo di villocentesi, parlo di diana fetale, parlo di amniocentesi, cioè tutto quello che può andarmi a dare informazioni ulteriori o semplicemente confermarmi quello che la PGT mi ha detto, perché comunque, e qua viene il bello, la PGT ha dei limiti.
Cioè, io non è che esco dalla PGT e sono sicura al 100% che il mio embrione è sano e che mi darà un bimbo in braccio sano al 100%. No, questo non è così. C'è il rischio di misdiagnosi. Rischio di misdiagnosi per due principali motivi. Il primo è apro Pandora, il mosaicismo embrionario. Aiuto. Esatto. Quando per pura casualità l'operatore va a biopsizzare una parte di un embrione mosaico che è euploide e viene classificato euploide, in realtà c'è una linea cellulare parallela aneuploide, quindi alterata, che non viene biopsizzata e l'embrione viene classificato come euploide. E poi questo è un falso negativo, falso positivo e via così. Poi ci sono altri due rischi. Il secondo rischio è quello che vengono analizzate delle cellule, sempre embrionarie, che vengono estruse dall'embrione durante la fase di compattazione, che però Ok. non sono indicative dell'embrione stesso. E la terza cosa è. Scusami, e questa seconda cosa dipende dal prelievo? E beh, allora, questa cosa dipende sempre dal prelievo, nel senso che se becco quelle cellule estruse in fase di compattazione non sono sempre indicative dell'embrione stesso. Quindi ci sono dei limiti. L'altro limite importante è il fatto che non è standardizzata. Ci sono vari laboratori di genetica con dei parametri, dei protocolli a sé, quindi quello che per un laboratorio viene classificato euploide, tu fai la stessa cosa in un altro laboratorio e può essere che ti venga addirittura definito aneuploide. Quindi è un po' mare magnum che può dare delle informazioni importantissime, ma deve essere assolutamente integrato, cioè non può essere usato come test, ah ok, buon, perfetto, tutto sano, bimbo in braccio, stupendo, Ah, non c'è. sano, no. Quindi ha dei limiti. Beh, ma penso che questo nessuna coppia che affronta la procreazione medicalmente assistita, penso che non sia così pazza da non No, fare ulteriori indagini, capito? sì, Io ad esempio non mi sono mai assolutamente. sottoposta a villocentesi, amniocentesi perché non avevo motivo di farlo, nel senso che Sì. tutti gli altri test che non sono diagnostici, lo specifico di nuovo, perché c'è Sì. tutta una storia nelle stories di oggi in cui abbiamo parlato appunto del DNA fetale, sono comunque Ho visto. probabilistici, quindi non è che ci danno una diagnosi come invece farebbe la villocentesi e l'amniocentesi, però siccome avevo un rischio molto basso, ho detto vabbè, ci risparmiamo anche questa fatica. Però Certo. concorderai con me che le coppie solitamente che ottengono una gravidanza poi ovviamente vogliono sottoporsi a ulteriori test e indagini per vedere se il bimbo che hanno Assolutamente, assolutamente. ecco, Sì, appunto, sì, sì, sì. non entro troppo nel merito, sennò No, sono ire funeste di gente che mi dice no, perché io. no, però comunque preciso delle cose dando dei dati in modo che poi la gente non si spaventi o non gridi al lupo quando non ce n'è bisogno. Intanto la percentuale di attendibilità della PGT in generale, cioè il rischio d'errore è dell'1-2%, quindi stiamo parlando veramente, cioè non sto assolutamente dicendo numeroni o insomma non ci si deve spaventare. L'altra cosa, che quando viene vissuta male il fatto che una blastocisti venga ribiopsizzata, per Per esempio, esempio, ok? sì. Ci si sente, ma anche giustamente, dice: ma cavolo, ma proprio a me, ma quelle che ho sentito non è successo, eccetera. Però in realtà parliamo di un 6% di blasto ribiopsizzate, che non sono poche in realtà, no? Nel processo di PGT. Degli studi attuali c'è ancora un po' di controversia, però sembra che vadano verso il fatto che una blastocisti in quinta, sesta giornata, se soprattutto di morfologia buona, riesce assolutamente a sopportare e Leggere. supportare, esatto, due biopsie con i successivi congeli, scongeli, cioè vitrificazione, scongelamento, eccetera. Riesce. Rimane il quesito di quelle blasto che non sono morfologicamente al top, ma già dall'inizio. Cioè, me lo reggono quelle lì? Ecco, siamo a quel punto lì. Però sono numeri, insomma, da una parte molto piccoli per l'errore, dall'altra non succede, cioè non c'è nulla di così Ovviamente io assurdo. morirei, se mi Beh, succedesse, lo morirei immagino. sicuramente, probabilmente. Però detto questo, ultima domanda della vita, poi mi levo dalle scatole, do spazio alle domande delle ragazze. Perché mi ha sempre lasciata un po' così questa cosa della diagnosi preimpianto, perché quando ho fatto fecondazione io non mi è mai stato proposto. Probabilmente non ce n'erano i presupposti, diciamo. Esatto, magari sì.
Ero giovane una volta quando ho fatto fecondazione. Quindi adesso sei vecchissima. Ho i miei 40 anni, quindi ma va là. se dovessi fare fecondazione adesso, non succederà chiaramente, però se dovessi fare fecondazione, probabilmente è probabile che io chiederei anche la diagnosi preimpianto. Certo, sì, Ma ma probabilmente ti verrebbe anche offerta, cioè nel senso proposta a questo punto sì, perché è uno dei parametri è l'età, quindi dai, ci ecco, sta. Certo. appunto. Ma quindi la diagnosi preimpianto, con il fatto, io parlo da ignorante assoluta in materia, mi immagino questa bella blasta a cui vengono cavate fuori delle cellule, che già mi piglia malissimo. Ecco, non è pericoloso per la blastocisti, non è che poi gli va a mancare qualcosa Allora, da adulta. faccio una regressione per far capire in cosa siamo migliorati, perché in realtà la PGT non è nulla di nuovo, è nata nel 92, ok? Quindi ha 30 anni la PGT e prima veniva fatta sugli embrioni in terza, pochissime Però. cellule, giusto? Quindi embrioni in Infatti. terza giornata sono piccolini, cioè io li chiamo fiorellini perché sono proprio, hanno la forma di un fiorellino, no? Perché siamo arrivati a biopsizzare le blasto con tutto quello che ne consegue, perché poi portare a blasto significa che nel mentre per selezione naturale perdo degli embrioni, cioè comunque ci sono una serie di retroscena. Però perché? Per due ragioni principali. La prima è il numero di cellule, cioè per quante io te ne tolgo pochissime, ne ha talmente tante rispetto a quelle che tolgo che non va a inficiarmi assolutamente lo Ok, stiamo sviluppo. parlando di dalle 100 cellule in su, una roba di questo Esatto, tipo, no? esatto, esatto. E l'altra cosa molto importante è che in una blasto esiste il trofo ectoderma o trofoblasto, che dir si voglia, no? Che sono sempre cellule embrionarie, però che non andranno a costituirmi il reale embrione, che è quello che viene costituito dalla inner cell mass, dalla massa cellulare interna. Quindi di conseguenza io vado a togliere delle cellule che non sono vitali per l'embrione in sé, ma che daranno origine a tutti gli annessi embrionali, placenta, corion, eccetera, no? Quindi quando io le porto fuori, in realtà non vado a toccare quella che è la massa cellulare interna. Allora, meno Questo. male che adesso analizzate le blasto, perché su un embrione in terza giornata, secondo me, non si poteva fare tutto questo discorso. No, 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 non c'è un trofo ectoderma, non c'è un blastocele, non Esatto. c'è un inner cell mass, non c'è il numero di cellule che una blasto C'è ha. solo il Quindi. fiorellino. C'è un fiorellino e se spera che non appassisca, quindi Esatto. sì, e quindi ci siamo evoluti e ritorniamo al concetto di prima. Non la danneggio se l'operatore è bravo e formato, perché deve assolutamente essere un operatore che ha fatto PGT e che non si improvvisa a fare PGT solo perché è un embriologo, deve essere formato per la PGT ed è anche una delle varie motivazioni per cui non tutti i centri la fanno. E poi soprattutto deve essere seguito un timing di biopsia corretto. Quindi ci sono anche parametri esterni alla blastocisti che mi rendono una biopsia corretta. Timing, mano esperta, procedura esperta e soprattutto i tassi variano anche se una biopsia è facile o difficile. Cioè c'è uno studio che mette proprio a confronto che varia anche di quasi un 20% l'analisi se una, sì, se una biopsia è facile o difficile da effettuare. Quindi capisci che è un mondo di parametri che gira attorno a un esserino, però c'è il mondo dietro. Spero che lo facciano solo persone qualificate, giuro. Spero davvero che sia così. Ho Guarda, ti l'ansia. Ecco, rispondo così. Non posso dai. rispondervi oltre. Rifacciamo, Chiara, diamo un po' di spazio alle ragazze che ci hanno fatto un po' di Assolutamente, domande. sì, Allora, assolutamente. un po' le ho scremate già facendo io queste 3 domande, Sì? perché rientravano un po' nella curiosità di tutti, credo. Tipo, è vero che avendo fatto la diagnosi preimpianto non serve fare il DNA fetale? Ecco, No. abbiamo già sfatato questa cosa da subito. Allora, una ragazza ci chiede: conviene farla anche se non ci è stata consigliata? Allora, la risposta, quella corretta, sarebbe uno ha il diritto di chiederla, ok? La risposta clinica è se non ci sono le indicazioni, ok? Ha senso farla? Cioè, ha senso screenare, se non si rientra nelle indicazioni e ci si fida, perché qua sottolineo del team, ecco, no, quello lo sottolineo sempre, se no dico sempre cambiate centro. E se ci si Brava. fida del team, che vi segue, qualora, venisse spiegato, perché però si deve spiegare perché non la si fa. Cioè, non te la faccio, punto. Allora io ti spiego perché secondo me in questo step del tuo percorso PMA non è essenziale farla, allora forse ci si deve affidare. Però sottolineo che la si può richiedere.
Quindi, Ma anche cioè, nel pubblico la si può richiedere o solo allora, nel... intanto la PGT attualmente non è ancora stata inserita nei LEA nazionali. Ci Ecco, sono raga. solo, ecco, ci sono solo quattro regioni che le hanno inserite nei loro LEA regionali, che sono Sardegna, Trento, Emilia-Romagna e Emilia-Romagna e sai che non me, la Bolzano. quarta non me la ricorda. Io Bolzano perché se l'ha fatto Trento e noi non Ecco. l'abbiamo fatto, vado giù a picchiare qualcuno. Il resto sono una cinquantina più o meno di centri privati, che lì il costo, ciao, cioè se lo gestiscono loro. Invece i privati, scusami, i convenzionati, la fanno e quindi si paga il ticket PMA, quindi del percorso PMA, più la PGT, che di solito funziona a pacchetto, cioè fino a un tot di blasto paghi tot, dopodiché paghi a singola blasto aggiunta in biopsia. Sottolineo che quello che può sembrare uno svenamento economico, cioè oddio, c'ho 10 blasto, no, ne faccio analizzare 6 perché non arrivo, eccetera, io lo capisco, però è anche vero che se ci fermiamo a pensare al concetto di probabilità, la PGT è blasto, numero di blasto dipendente. Più blastocisti ho da analizzare, più aumenta la possibilità di trovarne euploidi. Infatti, Quindi, non capisco il problema, cioè non comprendo, stavo cercando di capire cosa non faccia mai che senso, guarda. scusa. È Cioè, a perché parte che magari. avere tante blasto, ma magari nella vita, nel senso, Cioè, baci come. già quello potrebbe essere una buona cosa, no? C'è il Io stessa ho ragionamento. dovuto fare due fecondazioni diverse per avere sei blasto in tutto, Ecco, quindi di c'è il cosa stiamo ragionamento di parlando? coppie che ho visto che dicono: no, guarda, mi dispiace, cioè 10 per me sono troppe, e cioè proprio da Fatto sostenere 30. economicamente, facciamone 6. 5 più 1, il pacchetto era 5 più 1 e hanno fatto 5 più 1, però quelle sono decisioni personali in cui io non metto bocca assolutamente. Sottolineo che però è il numero di blastocisti dipendente, quindi forse vale la pena di analizzarle tutte. Punto di domanda. Non so, adesso mi hai allucinata, probabilmente avrò allucini per questa cosa tutta la vita. No, io non ci posso credere, perché veramente se io dovessi fare, se io facessi fecondazione e producessi 10 blasto, a parte che Sì. tipo, dov'è che si fa? Cioè, Se mangia mi la facci torta, cioè sapere. si stappa, ragazzi. Esatto, facci sapere questi centri dove fanno l'ultimo numero di teste Esatto. blasto, che vi mando tutte le ragazze di Tutte questo là. mondo. A parte che se ne avessi 10, io ovviamente lo farei su tutte e 10. Cioè, con che criterio Certo. scelgo, ne faccio 5? Cioè, non è che è l'offerta 3x2 al supermercato, no? Sì, io la penso uguale a te. Ti rispondo così, io la penso uguale a te. Quindi, Forza. ecco. Ascolta, invece ci chiedono, ha senso fare diagnosi preimpianto quando si fa eterologa? Oh, bella domanda. Allora, eterologa significa, intanto, nell'eterologa c'è la donazione di gameti, perché in Italia l'embrioadozione non è consentita. Ecco, Lo fanno lo stesso, raga, l'ho detto. vabbè, beep! Ok. Beepate la Roby. E comunque, tornando alle cose formali, non viene consentita. Allora, di conseguenza, cosa succede? Diagnosi genetica preimpianto sui gameti non si fa perché l'abbiamo detto prima, si fa sulle blastocisti. Quello Certo. che però si fa sui gameti donati e viene fatto da protocollo è il carrier test, ovvero Ok. il test di compatibilità genetica. Vado a vedere se ci sono delle mutazioni recessive nei donatori, se è una doppia eterologa o nella donatrice di ovociti e il donante di seme o viceversa, diciamo, se è un'eteologa Singola. normale. E vado a vedere se ci sono delle incompatibilità genetiche e se il possibile embrione barra feto poi mi potrebbe sviluppare delle mutazioni genetiche. Quando invece io formo l'embrione da gameti donati, uno dei due, siamo sempre lì, non cambia niente, su quell'embrione posso fare PGT. Cioè, nel senso, omologa eterologa non cambia, la PGT è consentita, l'embrioadozione no. Non guardare in alto. No, devo guardare fuori dalla finestra, sta arrivando Ah, qualcuno per menarmi, ok. Ti sta tipo. passando il corriere? Non lo so, però ho Può capito, essere. bene, bene. Quindi comunque se ce ne sono i presupposti è consigliata questa cosa. Torniamo alle indicazioni di partenza. Sì, può essere richiesta. Ok, va bene. Una ragazza ci fa una domanda in diretta e dice da una blastocisti in quinta giornata, a fresco, credo, considerata perfetta dall'embriologo e crioconservata, al momento dello scongelamento è da richiedere lo stesso questo tipo di analisi prima del transfer? Allora, partiamo dal fatto che la blastocisti biopsizzata è sempre crioconservata.
Quindi c'è sempre una crioconservazione e uno scongelo per transfer, perché? Perché io devo aspettare quei 10-15 giorni per avere i referti della PGT. Di conseguenza, che sia una blasto a fresco, nel senso per il transfer intendo, cioè se è PGT è crioconservata per Per forza di forza. cose, perché sennò cosa faccio? Ti impianto una blastocisti mentre aspetto i risultati genetici? Non ha Non ha senso. senso. Quindi è l'uguale percentuale allo scongelo di una blasto di buona qualità che ha un tasso di impianto del 60%, come, scusami, ha una percentuale del 60% per un nato vivo. Io vado direttamente al nato vivo, non vado quasi neanche Brava. alle percentuali di impianto, Brava. perché insomma, parliamo di bebè in braccio, di bimbi in braccio. 60% una blastocisti sana, di buona qualità e screenata per euploidia. Sì. Allora, vediamo un po' cosa ci chiede un ragazzo sto giro. Scusate, io soffro di Teratospermia. esatto, Sì. dell'aspermia, sarebbe quindi indicata? Allora, se sì, se è una OAT, perché noi la chiamiamo OAT, non ostruttiva, a carattere non ostruttivo, sì, è uno dei parametri di fattore maschile severo in cui è consigliata la PGT. Perché i centri convenzionati non ti dicono di che grado sono le blastocisti? Cioè, non lo dicono veramente, raga. Fa Sì, diciamo che non è un ridere. parametro. No, non è un parametro, lo si può assolutamente chiedere, cioè nel senso, però nei referti del transfer non c'è tutto il calendario che noi teniamo protocollato giorno 1, giorno 2, giorno 3, poi dipende chi ha il timelapse e chi no, qui entriamo in un discorso un po' ampio, però come dico sempre anche ai miei pazienti o chi mi scrive, là si può richiedere, non c'è nulla di nascosto, scusi, che qualità hanno raggiunto i miei embrioni in terza, le mie giornate, e sì, le mie blasto in quinta, in sesta delle mie giornate hanno raggiunto Ora, Chiara, non so se tu vivi in una piccola isola felice, ma c'è un ma. Quando uno fa una domanda, allora, intanto spesso ti guardano come se tu fossi un alieno e si scazzano pure, detto lo proprio tra di so, noi, che sì. tanto siamo pochi. E questo probabilmente scoraggia anche la coppia a chiedere ulteriori Assolutamente sì. informazioni, capito? È Ma un problema. quello è uno dei discorsi su cui mi batto, nel senso che le nuove generazioni di embriologi dovrebbero fare il salto in più di empatia, perché puoi essere bravo quanto vuoi, però se manca quel dialogo in cui una persona è consapevole di poter chiedere tutto senza essere giudicata. Perché l'esempio che faccio sempre io è quello dell'idraulico. Io non ne so un cavolo, cioè all'idraulico gli devo chiedere addirittura il materiale del tubo che mi manda a comprare quando mi ristruttura casa, perché non ne so un cavolo. Ognuno sa il suo. E di Ah, io lascio conseguenza. carta bianca lì. Cioè, esatto, fai tu, no? Nel senso, però se fai delle domande, bisogna avere la consapevolezza interiore che la persona che hai davanti, oltre a essere già in un percorso che ragazzi è difficilissimo emotivamente, quindi apriti cielo. Devi anche capire che non ha la tua stessa laurea, non fa il tuo stesso lavoro e che tu ti potresti trovare il giorno dopo a chiedere a lei nel suo lavoro cose che tu non sai. Qualcosa. Però Esatto. questo è un gap, secondo me, guarda, mi permetto di dirlo, mi assumo la responsabilità quasi generazionale, più che caratteriale. Ok. E quindi questo è, diciamo, secondo me, un po' in Sì, lavorazione. attenta perché vengono a prendere anche te fuori di casa, Sì, secondo lo me. so, lo so, mi trovo le gomme bucate. Sicuro. Vabbè. Ascolta, ogni tanto una ragazza chiede, questa domanda è per me. A Klagenfurt non fanno la PGT, ho 39 anni, ma non me l'hanno proposta. La fanno se sei indicato nel tuo caso farla. Appunto, magari nel tuo caso non c'era l'indicazione. Allora, un'altra ragazza ci chiede: dalla diagnosi preimpianto, l'esito di una blastocisti era fallita amplificazione di DNA frammentato. Cosa significa? Allora, mi viene da pensare a due cose, principalmente, a quella che in gergo si chiama DAO, ovvero ADO, scusami, allele dropout, che è la fallita amplificazione di uno dei due alleli del gene che sto ricercando a causa di problemi tecnici. L'allele dropout avviene nel 5% dei casi e questa può essere una delle cause di mancato esito della PGT. La seconda cosa che mi viene in mente così a fresco è una contaminazione cellulare esterna del campione,
E di conseguenza non viene amplificato quel gene perché è stato contaminato proprio il campione da cellule esterne. Ecco, queste sono le due cose che mi vengono in mente. E non è un problema di blastocisti, perché È un problema comunque tecnico. quello che mi viene in mente adesso così a fresco, sì, l'allele dropout è un problema tecnico e invece la contaminazione non è un problema tecnico, però comunque è una cosa che può accadere, non dovrebbe, ma a volte accade. E anche perché nella PGT il DNA, dopo essere estratto dai blastomeri che io ho prelevato, per amplificarlo con quella che si chiama PCR, io devo frammentarlo, perché devo spezzarlo in piccoli pezzettini, in piccoli segmentini, per poi poter trovare quello con dei primer che corrisponde al gene che sto cercando. Quindi, vista così la domanda, non penso che sia una frammentazione elevata della metodica perché va frammentato il DNA dopo essere stato estratto, ma penso sia più un problema tecnico, ecco. Ok, ascoltami, passiamo a un'altra domanda. Quindi abbiamo detto che l'età è solo uno dei parametri per cui viene Sì. consigliata o meno. Quindi, per assurdo, anche una coppia molto giovane di 25 anni, per esempio, può essere candidata comunque alla diagnosi preimpianto, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ok, passiamo alle domande quelle un po' più toste, allora, visto che questo. Allora, Aiuto. ti chiedono, no, vabbè, Dai, chiedono, cerco, cerco. consiglia la diagnosi preimpianto per traslocazione bilanciata maschile? Allora, partiamo da quello che è la traslocazione bilanciata. Traslocazione bilanciata è una traslocazione su cromosomi non omologhi che compo non comporta la perdita o l'aggiunta di materiale genetico. Quindi Allora, fantastico. è una traslocazione equilibrata, nel senso che non ho l'aggiunta o la perdita di materiale genetico, perché semplicemente si scambiano dei segmenti di cromosomi non omologhi, cioè non di coppia. E questo però è causa comunque di fallimenti di impianto, quindi può assolutamente rientrare nella PGT. Sì, assolutamente. Ho capito, bene. Allora. Si può eseguire in convenzione, abbiamo già detto di sì, a quanto Sì, pare. sì, sì. Poi ci chiedono, vabbè, una domanda che esula dalla diretta, ovvero una blasto espansa. Quante probabilità ha di impianto? Palla di Allora, cristallo. una blasto espansa cosa vuol dire? Vuol dire che è una blasto di buona qualità, perché è espansa, il passo successivo è l'etching, no? Quindi la fuoriuscita della blastocisti dalla pellucida. E, se è di buona qualità, ha maggiori possibilità di impianto rispetto a una blasto non espansa. Parliamo di un circa 70 contro 48%. Sì. Benissimo. Bene. Allora, una ragazza ci chiede che esami consiglia dopo due transfer di blastocisti anatomale. Qua, Raga, qua no, qui questa domanda mi sembra un po' al di fuori della nostra diretta. è fuori e poi richiede proprio una consulenza del team, cioè da ginecologo Esatto. all'endocrinologo all'embriologo e non posso rispondere, mi dispiace. Benissimo. Allora, invece passiamo alle nostre domande che ce ne sono 75.000, poi ce ne sono alcune un po' troppo specifiche su alcune traslocazioni, tipo traslocazione bilanciata tra coppia 7 e 4, 25 ovociti, 8 fecondati, solo 2 blasto. PGT sono in attesa della risposta. Vabbè, in becco alla cicogna, le possiamo dire solo questo. Esatto. Dai, rispondimi. Allora, anche questa abbiamo risposto, se si fa embrioadozione o doppia donazione serve la diagnosi preimpianto. Cioè, serve? Non, no, ci deve essere l'indicazione. A monte comunque c'è uno screening obbligatorio genetico dei gameti donati, quindi siamo già sicuri su certe cose genetiche di quei gameti lì. Ok, bene. Poi ci chiedono, con diagnosi preimpianto, se la blasto risulta sana, possono succedere lo stesso le biochimiche? Purtroppo sì, nel senso che la gravidanza, cioè il fatto che una blasto sia sana, e comunque abbiamo visto che non dà comunque il 100% di certezza, perché o mi analizza una cosa, o mi analizza l'altra, poi ho bisogno della villogenesi, insomma ho bisogno di tante cose. E, ci sono vari parametri che causano la biochimica, anche se una blastocisti è euploide o comunque sana da PGT. Mi vengono in mente alterazioni ormonali, alterazioni della struttura uterina, alterazioni della coagulazione, mi viene in mente l'età materna, ragazzi, perché l'età materna comunque a livello endometriale conta, insomma, alterazioni della peristalsi del miometrio, ci sono tanti parametri che possono comunque purtroppo causare una biochimica, sì.
Sì, esatto. Mamma mia, che brutta storia. Esatto. Allora, questo l'abbiamo già detto, che non c'entra che chiede la diagnosi preimpianto sostituisce il successivo DNA fetale velocentesi. No. No, rispondiamo in coro, no. Esatto. Si può fare una diagnosi preimpianto su una blastocisti già congelata circa un anno fa? Sì, Sì. sì. Ok, dopo quante FIVET fallite è il caso di fare diagnosi preimpianto? E qua torniamo alle indicazioni. FIVET è una procedura di secondo livello, quindi non è il numero di FIVET, ma il numero di embrioni piuttosto, come abbiamo detto, trasferiti rispetto alla Questo è qualità. CERAF. Sì, esatto. Ok, una ragazza ci chiede: ho una premutazione X fragile, di cui stavamo parlando Ok. prima, con 55 ripetizioni. Sarà facile impiantare senza rischi? Allora, sposterei l'attenzione non sull'impianto, ma su una fase prima, perché la premutazione dell'X fragile va da 50, ci sono alcuni autori che dicono addirittura 50, non 55, a 200 ripetizioni, dopodiché diventa mutazione. La Ok. premutazione cosa vuol dire? È una mutazione instabile che precede la mutazione vera e propria, che può, passando di generazione, diventare mutazione perché vengono ripetute più di 200 volte quella tripletta, viene ripetuta. La premutazione, quindi non sto parlando della mutazione, sto parlando proprio di quello di cui parla la ragazza, penso comunque, insomma, chi ha fatto questa domanda, porta a una ridotta riserva ovarica precoce, sotto addirittura i 40 anni. Questo cosa mi vuol dire? Che quando io vado a fare un percorso di PMA e inizio la stimolazione ovarica, quella persona può rispondermi poco alla stimolazione, può produrre pochi ovociti ed è lì il problema, non è nell'impianto, perché poi per l'impianto, cioè le percentuali sono uguali agli altri. Il problema è a monte: quanti ovociti riesco a recuperare, di che qualità? Cioè il problema va indagato lì, non tanto nelle percentuali di impianto. Ecco, benissimo, abbiamo dato la risposta a questa ragazza. C'è un'ultimissima domanda, vedo, in cui ci chiedono: posso avere informazioni sui costi della diagnosi preimpianto? Purtroppo sono molto alti da quello che so. Allora, vabbè, escludiamo il privato puro perché ognuno lì si fa il suo listino e se la gestisce come vuole. In convenzione, più o meno si parla di PMA ticket e lo escludiamo, ok? La diagnosi genetica preimpianto a sé va più o meno dai 1.500 ai 3.000 euro. Sì, Beh, queste sono le cifre. fantastico. Sono Con anche in l'offerta quella internet. 5 più 1, tipo. Sì, quella così del supermercato, ci arrivi col Va bene. carrello rapida. Sì, Va sì, sì. bene. Queste sono le cifre, si Purtroppo. trovano anche in internet. Allora, purtroppo ti dico, Chiara, un messaggio che io cerco di far passare, ma è una causa persa, tipo, però io ci provo tutti i giorni, è che purtroppo per avere dei trattamenti specifici e qualitativamente anche superiori rispetto a quello che si ha di solito, bisogna pagare. È normale che la diagnosi preimpianto, che è un procedimento, come abbiamo visto, così delicato, abbia un costo abbastanza elevato. Poi, come diceva Vero. Chiara, nei centri privati ognuno si fa il prezzo che vuole. Nel convenzionato, quello che ha detto lei, più o meno mi sembra un prezzo alto ma onesto. Quello che vi dico io da persona che non ne sa niente di embriologia, fondamentalmente non ho studiato mai nulla di questo tipo, ovviamente, se volete dei trattamenti di qualità, se volete anche solo per quanto riguarda la procreazione me medicalmente assistita in sé, e ne volete affidarvi ad un centro che vi segua al 100% come persone, non come numeri, purtroppo, raga, c'è da pagare, è così. E i soldi sono pochi, sono sempre pochi per tutti, però si fanno delle rinunce, si cerca di veicolare, insomma, le proprie risorse su quello se è un obiettivo di vita che si vuole perseguire. Robi, mi permetto di aggiungere una cosa perché mi trovi in linea assolutamente con tutto quello che hai detto, perché vedo anche, no, nelle coppie o comunque nelle persone che conosco, ancora a monte rispetto al iniziare un percorso di PMA, vedo molte persone, ah no, perché l'amica dell'amica mi ha detto che in quel centro sì, lei è riuscita, no, perché dopo io anche mi faccio due di macchina da lì. Ok, tutto bello, però bisogna usare questa. Cosa vuol dire usare questa prima di iniziare un percorso di PMA? Vuol dire racimolare informazioni sui centri.
Ok? Cioè, non andare a caso perché l'amica c'è andata, che per carità l'amica del Esatto. cuore è sempre nel cuore sta e non la tocchiamo. Però, siccome ogni caso è a sé e non è detto perché c'è riuscita l'amica dell'amica che allora ci riusciamo anche noi, Brava, chiaro. vanno, no, mi dispiace, però su questo sono categorica, vanno raccimolate informazioni. Qual è la percentuale di successo? Ma addirittura c'ho la psicologa di reparto, c'ho la psicologa che mi segue in questo percorso offertami dal centro, cioè dall'emotività alla clinica vanno raccimolate Raga, informazioni. su questo non spoilero nulla, ma Ma posso novità a settembre, attenzione, dai, 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 che siamo grossissime curiosi. novità. Ecco, comunque sì, sfondi una porta aperta con me, Chiara, purtroppo bisogna trovare un centro di cui ci si fida, questo è proprio la basilare. Io vedo tutti i giorni delle cose agghiaccianti, purtroppo, che veramente non mi fanno dormire di notte, te lo giuro. E, mi rendo Immagino. conto che spesso siamo trattate, noi pazienti, parlo da paziente, come carne da macello, come un numero, come solo, non so, del materiale genetico, poi fondamentalmente, un po' difettoso anche, Sì. diciamolo, perché veniamo un po' trattate così. Quindi mi raccomando, affidatevi solo ed esclusivamente a centri che vi danno fiducia. Non, e fate un sacco di domande, io ve lo dico sempre, vi guardano male, Brava, sfregatevene, fate brava. domande, Sai i cosa soldi sono i anche? vostri, la vita è la Sì, vostra. e anche il fatto di, io dico sempre, fate delle domande, ma il centro giusto, anche per 20.000 altri parametri, però il centro giusto, quello che te lo senti, no? Cioè, è quello a cui ti affidi senza bisogno. Quando esce, vai alla macchina di googlare. Ma cavolo, è vero o non è vero quello che mi ha detto? Esatto. Aspetta che cerco in internet. No, perché tu sei da un clinico, sei da un team di clinici che ti deve dare le risposte che cerchi. Se non le capisci, te le devi dare in un italiano ancora più basilare, perché non sei laureato in quello. Quando fanno così, è il centro giusto se ha tutti gli altri anche parametri. Se Certo. invece non danno risposte, ragazze, valigia e si va. Cioè, nel senso, Esatto. non ce n'è. Come Chiara, dice stai Robby, attenta perché ti trovi la gente fuori di casa, te lo sto dicendo, è Eh già la seconda volta che te lo dico, eh. A me sono già arrivate le vabbè, minacce, spero che non arrivino anche a te. chi saprò dire. Speriamo di no, dai. Ok, però ti dico, purtroppo su questo, e poi chiudiamo, concludiamo, sai, una persona quando è passata per diversi centri, perché Certo. ha avuto diversi fallimenti alle spalle, eccetera, purtroppo anche se ti viene spiegato tutto con il giusto criterio, di petto proprio ti senti presa male e vuoi ulteriori Sì, no, informazioni. ma Ti assolutamente, senti assolutamente. molto insicuro, quindi è capibile, però concordo con Chiara, mi raccomando, affidatevi solo a centri di cui vi fidate, perché veramente lo sentite a pelle, ve lo giuro, è una cosa che proprio sentite. Ah, finalmente qualcuno che mi ascolta, che mi accoglie letteralmente, che Certo. si prenderà cura di me e cercherà di fare tutto quello che è in suo potere per farmi avere un bambino. Ma è per quello che secondo me è anche da non sottovalutare la figura proprio dello psicologo in questo percorso, ma, non, cioè, ma proprio anche per riuscire a gestire e incanalare queste emotività. E, perché io lo dico sempre, a volte è sottovalutato, e molte volte addirittura non c'è, cioè uno se lo deve pagare Scusami, a me mi sta a venendo da ridere, mentre io sghignazzo allegramente perché figurati. parte. Ecco. Però top, veramente consiglio top. Ecco, Davvero. e io, cioè nel senso anche nel mio reparto abbiamo questa psicologa, la consiglio sempre, e anche se uno mi dice no, ma io mi sento serena, sì, ma fatti una chiacchierata, non è una persona che ti giudica, non ti conosce, quindi non può poi andare a dire alle tue amiche cosa c'è un segreto professionale, va, fatti sta chiacchierata, va, cioè Guarda, nel senso, no? spezzo una lancia in favore anche di un centro pubblico che c'è qua in provincia mia, ovvero il Sì? centro unico, che lo sto nominando, mi pentirò probabilmente, però spezzo una lancia in loro favore perché loro alle coppie fanno fare il percorso psicologico. Quindi comunque devi fare il colloquio con la psicologa prima di fare Certo. prima. Cioè io l'ho dovuto fare perlomeno, poi sono Sì, sì, scappata per sì, altri motivi, però sì. Sì. intanto almeno quello me l'avevano fatto fare e lo consigliavano a tutti, anzi penso che fosse uno step propedeutico per poter accedere poi Vedi? alla Cioè, pensa tu, ma questo PMA. Non so dovrebbe se è essere ancora la così. mentalità. Non so se è ancora così, però all'epoca, 10 anni fa, più o meno quando l'ho fatto io, era obbligatorio il colloquio con la psicologa. Quindi. Questa dovrebbe essere la mentalità, cioè di inserire anche quella persona perché, ripeto, come hai detto tu, hai detto una parola molto forte, però che a me viene detta molto spesso. Sono considerata un numero, sono considerata carne da macello, non mi guardano neanche negli occhi avanti una dentro l'altra, no? E quindi c'è il passo che dicevo all'inizio, no? Di fare empatia.
Perché empatia vuol dire anche quello, io creo un legame con te e già ti senti a tuo agio nel pormi delle domande, ma anche a parlare con qualcuno che sai che è affidabile, cioè non ti affidi alla persona X, è dentro al team, è per quello che va incluso in un team di PMA, lo psicologo, ma come Esatto. dire, deve essere incluso il nutrizionista, l'endocrinologo, l'andrologo, cioè deve essere multidisciplinare, però Guarda, io ci 100%. aggiungerei anche il fertility strategist giusto perché nel Dai, CTS c'è. dai, è vero. No, nel CTS c'è. Quindi è una figura che secondo me è un po' troppo sottovalutata qua in Italia, però Ma ci in Italia. lavoreremo anche su questo. Ci Beh, ci lavoreremo. conto, ci conto. Va bene, Chiara, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui Grazie, grazie con noi, per a te, le tue davvero. preziosissime informazioni. Troverete questa Grazie. diretta pubblicata probabilmente la settimana prossima e non salvata perché vi vedo che poi non mettete like, mortacci vostra. Per chi invece segue la diretta su YouTube, vi lascio i contatti della dottoressa Chiara Scimetta proprio qua sotto, quindi basta che cliccate nel link qua sotto e andate sul suo profilo Instagram. Bene, vi ringrazio, grazie Grazie, Chiara, grazie grazie a mille, tutti. grazie a Buon tutti, weekend. grazie, grazie mille, buon Ciao ciao. weekend a tutti, un bacio, Ciao ciao! ciao ciao Roby, ciao ciao ciao.